spettatori di Fano TV, ben ritrovati. C'è sempre più fame di impianti sportivi a Fano, semplicemente perché continua a crescere la domanda di sport a tutti i più diversi livelli. Per questo non può essere che salutata con favore la nuova iniziativa della Polisportiva Tre Ponti, che ha dato corso al rifacimento del fondo in erba sintetica del campo di calcio a 8 in sostituzione del tappeto precedente, ormai usurato. Campo di calcio 8 situato all'interno del polo sportivo di Tre Ponti, che insiste su un terreno di proprietà comunale, ma che è stato realizzato grazie a finanziamenti completamente privati. Oggi, martedì 18 giugno, l'inaugurazione del restyling di questo campo di calcio 8, appena portato a termine. Campo di calcio 8 di Tre Ponti, nuovo fondo in erba sintetica per garantirsi almeno altrettanti anni rispetto a quello che è stato l'utilizzo del terreno precedente. Credo che l'amministrazione comunale, qualsiasi amministrazione comunale, saluti con grande entusiasmo un'iniziativa privata volta ad ampliare la proposta di impianti sportivi a questa città che ha una grandissima fame di sport. Assolutamente sì, io ringrazio Gino Bartolucci e la cooperativa Tre Ponti per questo investimento importante per la nostra città. È la mia prima inaugurazione da sindaco, quindi il mio primo taglio del nastro da sindaco. Sono felice di vedere che comunque una realtà importante, anche se privata, su un suolo pubblico investa dei soldi propri per far sì che tutti gli sportivi della nostra città possano godere di questi spazi. Una realtà cresciuta tanto negli ultimi 20-30 anni e che vede comunque diversi impianti sportivi appunto per la nostra città, per i nostri atleti. Io ringrazio veramente Gino Bartolucci, tutti coloro che hanno lavorato, che continuano a lavorare, il CSI, la Banca di Credito Cooperativo, che comunque è una realtà locale molto importante e fondamentale per il nostro territorio. Che dire, oggi è una bella giornata, quindi grazie veramente a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che questo impianto sportivo abbia un nuovo manto erboso, un manto erboso per la quale spero presto di poter giocare anche io o arbitrare. Vedremo il futuro che cosa mi riserverà. Non solo l'impianto da calcio 8 rinnovato, ma un intero complesso sportivo che racconta di un impegno che dura nel tempo e che indica anche un esempio, una traccia. Il partenariato tra pubblico e privato fondamentale per soddisfare appunto la richiesta di sport di questa città. Assolutamente sì, una delle esigenze maggiori per i nostri sportivi è quella di avere spazi idonei e fruibili, e devo dire che essendo imprenditori o comunque persone della nostra città, del locale, sia un bel esempio anche da esportare, da continuare ad esportare in altre realtà, in altri quartieri della nostra città, perché quando ci sono delle persone locali che vogliono investire nella nostra città, io penso che chiunque amministri, chiunque governi questa città, oggi io ho l'onore di farlo, l'onere e l'onore, io penso che debbano essere create tutte le condizioni per far sì che investitori privati possano investire nella nostra città a beneficio naturalmente di tutta la collettività. C'è un deficit storico sul piano dell'impiantistica sportiva, in pratica da 30 anni non si assiste alla nascita di una nuova struttura, la nuova amministrazione comunale vuole dare particolare impulso a questo fronte? Beh, io oggi la campagna elettorale è finita, ma ho preso degli impegni molto chiari, mi auguro il prima possibile di poter inaugurare qua dietro di noi il nuovo palazzetto dello sport, un nuovo auditorium, ma anche un nuovo campo di calcio 5, perché Fano purtroppo lamenta sia sulle strutture all'aperto sia sulle strutture al chiuso una grande carenza di impianti. Noi sullo sport ci siamo presi degli impegni importanti, mi auguro nei primi 5 anni di gettare le basi per far sì che, se possibile tra 5 anni, magari anche qualcosina prima o qualcosa dopo, però si cambi passo sul profilo dell'impiantistica sportiva. C'è uno sforzo privato dietro il rifacimento del fondo in erba artificiale del campo di calcio 8 di Tre Ponti, ma accanto all'impegno privato c'è il sostegno di una banca, la BCC di Fano, notoriamente vicina a questa comunità e anche al mondo dello sport. Uno dei fiori all'occhiello dell'istituto è appunto quello
di essere capaci di erogare fondi a chi investe nello sport, a chi si impegna nello sport, e questo di stasera è un segno. Sì, certo, stiamo sostenendo tutte le piccole realtà locali, non siamo a grandi livelli perché non sosteniamo squadre che sono nei campionati superiori, però a livello amatoriale o di basse categorie stiamo sostenendo tutto il territorio dove operiamo. Crediamo nello sport per i giovani, crediamo che sia un'educazione e crediamo che sia anche una crescita culturale fare gruppo con i ragazzi. L'impegno per lo sport e l'impegno in questo caso per chi nello sport investe. Sì, sicuramente con la nostra cooperativa Tre Ponti abbiamo un feeling particolare, ha costruito diversi campetti, questo è stato rinnovato e a Gino non potevamo dire di no, ci siamo per migliorare proprio il luogo dove tanti giovani verranno a giocare. La storia di questo polo sportivo di Tre Ponti si intreccia con la vicenda, la parabola del Centro Sportivo Italiano di Fano e del suo comitato provinciale. Qui hanno messo radici i campionati XI, qui continuano a svolgersi con un successo di partecipazione sempre crescente. E credo che ci sia una particolare emozione da parte del presidente del comitato provinciale Marco Pagnetti nell'assistere al restyling di questo campo di calcio a 8. Beh, assolutamente sì, sono veramente emozionato perché 14 anni fa c'ero io che giocavo anche qui e ancora tuttora ho giocato fino all'anno scorso e penso di provarci a rigiocare, almeno a calciare un po' il pallone. Sono veramente orgoglioso perché il calcio 8 amatoriale è del CSI provinciale, perché ormai siamo arrivati a oltre 30 anni di campionati di calcio 8, abbiamo più di 32 anni di calcio 5 sempre qui fatto a Tre Ponti, quindi sono veramente orgoglioso e contento di essere stato invitato da Gino Bartolucci, di avere questa grossa collaborazione con la cooperativa Tre Ponti e ne vado fiero. E sicuramente questo rapporto consolidato negli anni continuerà e sicuramente proveremo sempre di più a portare un valore aggiunto all'amatoriale, grazie anche a tanti investimenti che fa il territorio, sul territorio, tante realtà anche private come la cooperativa Tre Ponti. Se non fosse esistito il complesso sportivo di Tre Ponti, la storia dei campionati amatoriali XI sarebbe stata diversa? Assolutamente sì, perché si è partiti ad avere dei campi come il Magellano, di sabbia eccetera, fino ad arrivare ad avere campi sintetici. Come tutte le cose bisogna evolversi, no? Quindi Gino è stato uno dei primi a volersi evolversi su questa strada e noi siamo andati dietro a lui, l'abbiamo anche aiutato perché facendo anche qui le partite diamo possibilità di potersi anche sostenere delle spese del genere e sicuramente la gente ci chiede sempre di più e quel di più qual è? Avere anche i campi in sintetico. Quindi noi siamo stati i primi a cercarli, ad averli, ad avere questa collaborazione anche con altre realtà territoriali non solo di Fano ma anche fuori e siamo contenti. Comunque sia, noi ci saremo sempre per Fano, ci saremo per la provincia. Siamo al termine di una stagione estremamente intensa e densa di eventi, vogliamo dare qualche numero dei diversi campionati che avete svolto in questo quartier generale di Tre Ponti? Questo quartier generale di Tre Ponti abbiamo svolto un campionato, quasi l'intero campionato di calcio a 8 con ben 21 squadre, abbiamo svolto un campionato di calcio a 5 con 16 squadre e sul territorio abbiamo altri due campionati di calcio a 5, un campionato di pallavolo, abbiamo iniziato l'estate CSI on the beach lungo la Sassonia, avremo delle manifestazioni ad Urbino, abbiamo tante iniziative che veramente l'amatoriale lo portiamo veramente nel cuore e lo portiamo sicuramente sotto la bandiera arancio blu del centro sportivo. Non a caso poi lascio la parola anche a Giacomo che è qui con me, che è il presidente regionale, una bella sorpresa che arriverà tra qualche settimana. Eventi a carattere comunale, eventi a carattere provinciale, ma anche eventi che si espandono al di là di questi territori. Di cosa possiamo parlare in questo senso? Ma possiamo parlare sicuramente del grosso peso che il Comitato Provinciale di Pesaro Urbino ha nell'ambito dell'attività sportiva regionale del CSI Marche,
perché basti pensare che non più di due giorni fa la squadra che usciva dal campionato provinciale di Pesorobino è diventata campione regionale del CSI Marche e andrà a giocarsi quindi le finali nazionali. Ciò significa che su questi campi non solo si promuove la socialità, lo stare insieme, l'aggregazione, ma si gioca anche un livello importante e quindi i nostri atleti hanno la possibilità di misurarsi a livello sempre maggiore all'interno delle nostre manifestazioni. E non a caso su questi campi, ad esempio, sia l'anno scorso che l'anno precedente abbiamo svolto le finali regionali del CSI Marche per quello che riguarda il calcio 8 e calcio 7 e anche il calcio 5, e quest'anno no, perché la sorpresa è che si svolgeranno i campionati nazionali. Quindi abbiamo avuto da parte della presidenza nazionale l'onore e l'onere di poter ospitare le finali nazionali, quindi la squadra campione regionale di San Cristoforo giocherà in casa queste finali sul campo dove ha giocato tutto l'inverno e ospiteremo le migliori squadre a livello del panorama nazionale del CSI proprio su questo campo, quindi rinnovato possiamo dire per l'occasione. Dall'osservatorio regionale, l'iniziativa che la Polisportiva Tre Punti continua a sviluppare può essere indicata a modello? Sì, sicuramente. Nella regione, in giro per la regione, ci sono anche altre città con altre realtà simili che già si adoperano in questo senso e noi cerchiamo sempre di andare incontro a queste realtà per valorizzare sia il loro lavoro e sia diciamo, fare in modo che possano sostentarsi grazie, diciamo, alla nostra presenza sui loro campi. E non sono tante, sicuramente quelle che ci sono vanno sostenute fortemente, quindi anche noi come comitato regionale siamo in prima linea per dargli la possibilità di mettersi in vetrina, di far vedere quanto sono brave, di fare da traino anche per altri, e sicuramente sono quelle buone prassi che vanno valorizzate e portate in giro per gli altri territori per promuovere la crescita di una realtà come la nostra che è presente in tutto il territorio regionale. Assistiamo oggi al restyling del campo di calcio 8 di Tre Punti, ma questo campo è nato 14 anni fa e quella iniziativa venne accolta in qualche maniera dall'amministrazione comunale di allora con il sindaco di allora Stefano Aguzzi, oggi assessore regionale. Beh, è un piacere vedere che un'attività che è nata in anni abbastanza lontani ormai, quando appunto io ero sindaco, e vedere che c'è stato poi questo sviluppo, questa continuità, questa crescita di attività in questo luogo è una soddisfazione, perché io l'ho ricordato anche prima, non è tanto 14 anni fa quando abbiamo inaugurato questo campetto, è ormai, ahinoi, 20 anni fa, quando io divenni sindaco, era il 2004, e Gino Bartolucci mi portò qui proprio in questo luogo che era esattamente allora un campo di grano, mi ricordo bene perché era di questi periodi, era un campo di grano, e mi disse se c'era, ed lo è tuttora di proprietà del comune di Fano, e mi chiese se c'era qualche possibilità che si potesse sviluppare qui qualche attività. Allora si parlava semplicemente di un parcheggio al servizio della Coop Tre Punti, perché mi dicevano che l'avevano già chiesto anche in passato ma poi non c'era stato modo di svilupparlo, e io portai avanti questa iniziativa, la accettai con favore come sindaco, perché ritenevo opportuno che un'esperienza importante come la Coop Tre Punti, che faceva iniziative, feste, tanti giovani che la frequentavano, potesse avere un attimo di ampliamento. Quindi da quel parcheggio, che è tuttora esistente, poi si sviluppò successivamente il primo campetto, poi il secondo, poi la BCC Arena, ecco quello che vediamo oggi. Quindi dopo 20 anni posso dire che è stata una scelta indovinata, quindi grazie ovviamente alla Coop Tre Punti, grazie a Fano Solidale che poi ha dato una mano anche nei finanziamenti successivamente, un ricordo anche del povero Fabio Uguccioni che fu protagonista un po' di quel percorso che è venuto a mancare, era allora mio assessore che stimolò, viveva qui a due passi da qui, e stimolò tantissimo questo tipo di percorso. Ecco, oggi è una soddisfazione vedere che dopo 20 anni tutto ha funzionato, quindi è stata una scelta lungimirante, questo per quel che mi riguarda è una grande soddisfazione. Quando si porta a termine un lavoro ci si guarda dietro, e allora guardandosi dietro Gino Bartolucci cosa vede? Ah, vedo
un bel centro sportivo nato nel 2010 che oggi abbiamo rimesso a nuovo, no? Praticamente vedere sto campo verde stupendo oggi, quando qualche giorno fa, qualche settimana fa naturalmente era un po' finito, perché parliamo di 14 anni di attività, naturalmente 14 anni dove tanti ragazzi hanno calcato questo campo, naturalmente per noi è un orgoglio, no? Naturalmente uno può pensare alla piccola Tre Ponti, io dico quattro gatti, quattro galline, perché 150 persone, naturalmente avere un centro sportivo così bello, così rinnovato oggi, uno dei migliori che ci sono a Fano, vedere questi ragazzi che giocano tutte le sere, naturalmente i campionati amatoriali del CSI, naturalmente che tutti approfittano della nostra struttura perché naturalmente è la più bella e la più pratica, perché naturalmente giocare in un campo così, quando hai giocato, ecco, sei soddisfatto di aver passato due ore a fare lo sport. Questo orgoglio spinge a dire possiamo essere un modello, nel senso di essere privati con l'aiuto del pubblico realizzare impianti di questo tipo? Sicuramente sì, noi non è che con questo ci vogliamo vantare, no? Ma questo centro sportivo su del terreno comunale, come giustamente l'ex sindaco Aguzzi aveva inaugurato nel 2010 il centro sportivo, che ci costò 570.000 euro, una cifra esorbitante, partimmo con un preventivo da 380, che poi voi mi insegnate che quando fai a fare il lavoro non fai il pavimento lì, non fai la fogna là, non fai il rivestimento lì, non fai una caldaia, che faceva una caldaia oltre misura a quello che serviva, e alla fine l'investimento fu più alto. Poi nel 2013 ancora un investimento, sempre della Tre Ponti, l'Arena BCC naturalmente. Noi ringraziamo tutti, ringraziamo la banca, gli sponsor, no? Naturalmente la banca, i Conad che ci sostengono, la farmacia Vannucci naturalmente, perché in questi 13 anni siamo riusciti a pagare tutto l'investimento. E adesso cosa vuoi fare? È logico che il campo finisce, bisogna fare un altro investimento, però noi, giustamente hai detto, non abbiamo mai chiesto un euro al comune di Fano, né per la costruzione né per la gestione. Voi sapete che c'è un regolamento comunale, che le strutture sportive, il comune dà dei contributi, no? Per le varie bollette. Noi qui, oltre che aver costruito in questi 14 anni, non abbiamo chiesto premetto, qualcuno dice, ma non vanno dato niente, no. Noi non abbiamo mai chiesto niente allora per la gestione e oggi per rifare questo campo, che secondo me è stupendo. Quando si compie un passo così impegnativo si pensa inevitabilmente a chi ne beneficerà. In questo caso due categorie, gli amatori e i giovani. Esatto, esatto. Hai detto bene, hai centrato l'obiettivo. Gli amatori, perché io ritengo che lo sport amatoriale è lo sport più bello, perché vedi questi ragazzi che giocano stasera, prima di andare via pagano 5 euro, perché lo sport, giustamente, uno che vuol fare dello sport, un costo c'è, le docce hanno un costo, le luci hanno un costo, il campo ha un costo, perciò il vero sport secondo me è quello amatoriale, perché quando si parla di campionati di seconda categoria o di prima, dove i ragazzi che giocano vorrebbero essere pagati, io ritengo che è un'ingiustizia. Io 14 anni fa, quando inauguramo questo campo, dissi una cosa, io vedo, sono controcorrente, perché i giocatori che fanno la seconda categoria vorrebbero essere pagati, poi i bambini li facciamo pagare 400 euro all'anno, io invertirei il ruolo, farei i bambini gratis e i grandi se devono pagare, questi qua pagano 5 euro, passare 2 ore in una struttura sportiva, secondo me è una cifra irrisoria, perciò viva lo sport amatoriale, viva i giovani e noi trepontesi, come ripetevo prima, quattro gatti, che vedere tutte le sere i nostri campi, tre campi, perché oltre il calcio 5 di qua ne abbiamo uno di là al bar, praticamente due campi da calcio 5, il calcio 8, vedere l'arena stasera che si riempie per un saggio di danza è grande orgoglio.